Per centinaia di milioni di anni, l'Europa e l'Africa si sono lentamente allontanate. Negli anni Ottanta, gli ingegneri hanno iniziato a sognare di ricongiungere i due continenti con un ponte tra il Marocco in Nord Africa e la Spagna meridionale, attraverso lo stretto di Gibilterra. Così un'auto potrebbe viaggiare senza interruzioni dalla Svezia fino alla punta estrema dell'Africa. Un ponte si può costruire per superare un fiume o persino l'oceano. Unire insieme invece di separare. I cinesi hanno costruito la Grande Muraglia per separare. Ora stanno per costruire ponti che uniranno le persone. Un ponte attraverso lo stretto di Gibilterra dovrebbe essere almeno 3 volte più alto, 4 volte più lungo e 6 volte più pesante di ogni ponte mai costruito. Gli ingegneri vorrebbero collocare il ponte nel punto più logico, dove lo stretto è meno largo. Ma anche così, il ponte dovrebbe attraversare un tratto di mare di oltre 14 chilometri. Molto più di qualsiasi altro ponte. E c'è un altro problema. L'acqua qui è profonda fino a 800 metri. Questo significa che i piloni sottomarini che sorreggono il ponte dovrebbero essere alti il doppio dei più alti grattacieli della Terra. Il progetto presenta anche grossi problemi di sicurezza. Le superpetroliere che attraversano lo stretto sono difficili da manovrare e se una di esse dovesse urtare uno dei piloni potrebbe causare una catastrofe. Il ponte sullo stretto di Gibilterra è rimasto un sogno impossibile fino a quando un brillante costruttore di ponti non ha dato un'occhiata più da vicino ai fondali. Egli ha notato qualcosa che tutti gli altri non avevano visto. Una sorta di altopiano sottomarino situato a metà dello stretto. Questo significa che il pilone più alto del ponte, quello centrale, deve essere alto poco più di 400 metri, una misura accettabile. Il sogno di unire i continenti diventava così realizzabile. L'uomo che ha concepito quest'idea è uno dei maggiori costruttori di ponti al mondo. T. Wai Lin è arrivato negli Stati Uniti dalla Cina negli anni 20 portando con sé un sogno. Io penso a cose folli da un punto di vista umano. Quando sono venuto in America, ho potuto acquisire le conoscenze tecniche necessarie per progettare quello che volevo. Il progetto di Lin è ingegnoso. Il ponte dovrebbe avere 3 torri poggiate su piloni. La distanza tra la torre centrale e ciascuna delle altre 2 torri dovrebbe essere di poco inferiore ai 5 chilometri, con altri 3 chilometri per raggiungere le rive. Le dimensioni del progetto di T. Wai Lin per il ponte di Gibilterra fanno sembrare nani tutti gli altri ponti e strutture mai costruite. Le torri si librerebbero fino a 900 metri di altezza, il doppio dei più alti edifici del mondo. La costruzione del ponte dovrebbe richiedere 10 anni di lavori e comportare un costo di oltre 11 miliardi di euro, il più grande progetto di costruzione di tutti i tempi. Chuck Syme è l'ingegnere del progetto per il ponte di Gibilterra. Richiederà più cemento, più acciaio e più cavi di qualsiasi altro ponte sia mai stato costruito. Un'opera mastodontica. Se il ponte di Gibilterra venisse costruito sopra New York, partirebbe dal centro di Brooklyn, supererebbe Manhattan e finirebbe nel New Jersey. Erigere un ponte è molto più difficile di ogni altro tipo di costruzione, perché passa sull'acqua. La prima parte della costruzione sarebbe particolarmente difficile. La realizzazione dei 3 piloni, ciascuno delle dimensioni di un grattacielo. I piloni avrebbero una base di blocchi di cemento forato come questi. Sarebbero costruiti a terra e poi trasportati in mare.
Il posizionamento dei piloni avverrebbe con l'aiuto di satelliti di localizzazione. Le strutture sarebbero poi riempite d'acqua e adagiate lentamente sul fondo. Questo pilone per un ponte in Danimarca è stato posizionato con successo a soli 20 cm dal luogo stabilito, ma questo è alto solo 25 metri. Il pilone centrale del ponte di Gibilterra sarebbe 18 volte più alto. Come sarà possibile posizionarlo correttamente? La risposta viene dalle piattaforme di perforazione nel Mare del Nord. Sono posate sopra piloni che affondano per 330 metri, quasi quanto il pilone centrale di Gibilterra. I piloni per le piattaforme petrolifere, come quelli per i ponti, sono assemblati a terra e poi immersi. Ma manovrare un pilone di cemento delle dimensioni di un grattacielo in centinaia di metri d'acqua turbolenta è molto pericoloso. Nel 1979 il pilone di una piattaforma petrolifera crollò mentre veniva posizionato nel Mare del Nord. Causò una scossa di terremoto che registrò 3 gradi della scala Richter. Se un incidente del genere dovesse verificarsi nell'affollato stretto di Gibilterra, potrebbe essere una catastrofe. Una volta superato il problema dei piloni, gli ingegneri dovranno affrontare un'altra enorme sfida: costruire le 3 torri, il sistema di cavi e la strada. Viste le notevoli dimensioni e peso del ponte, è una scelta cruciale trovare il giusto sistema di cavi. I progettisti hanno considerato diverse soluzioni classiche. Il Golden Gate di San Francisco è un ponte sospeso tra 2 torri per mezzo di cavi d'acciaio che scaricano il peso del ponte sulle torri stesse. Il Golden Gate è lungo più di 1,5 km. Si pensava che fosse impossibile da costruire ed è lungo 1/10 del ponte di Gibilterra. I cavi sono l'elemento cruciale. Un altro esempio poteva venire dallo Storebælt Bridge in Danimarca, uno dei più grandi ponti sospesi al mondo. I lavori sono iniziati con i 2 cavi principali del ponte nel luglio 1996. Sono stati realizzati con uno speciale apparecchio chiamato spinning wheel. È una specie di tram che trasportava i rotoli di fili di acciaio attraverso il ponte. Questo tipo di lavoro è un pericoloso atto di equilibrismo. Si è dovuto costruire un passaggio temporaneo tra le 2 torri. A decine di metri dall'acqua, gli operai legarono i fili formando un cavo che, una volta completato, pesava 9.500 tonnellate. Lo spinning wheel trasportava 8 rotoli di fili alla volta, da un blocco di ancoraggio su per le 2 torri fino al blocco dall'altra parte. I cavi furono tesi da un lato all'altro. Non potevano sovrapporsi o ingarbugliarsi. Quando lo spinning wheel ebbe compiuto più di 2000 passaggi, i cavi furono uniti per formare un unico cavo che venne avvolto con filo d'acciaio e poi ricoperto con una speciale vernice. Gli operai impiegarono più di 4 mesi, lavorando 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, per tendere i 2 cavi principali del ponte.
Per centinaia di milioni di anni, l'Europa e l'Africa si sono lentamente allontanate. Negli anni Ottanta gli ingegneri hanno iniziato a sognare di ricongiungere i due continenti con un ponte tra il Marocco in Nord Africa e la Spagna meridionale, attraverso lo stretto di Gibilterra. Così un'auto potrebbe viaggiare senza interruzioni dalla Svezia fino alla punta estrema dell'Africa. Un ponte si può costruire per superare un fiume o persino l'oceano. Unire insieme invece di separare. I cinesi hanno costruito la Grande Muraglia per separare. Ora stanno per costruire ponti che uniranno le persone. Un ponte attraverso lo stretto di Gibilterra dovrebbe essere almeno 3 volte più alto, 4 volte più lungo e 6 volte più pesante di ogni ponte mai costruito. Gli ingegneri vorrebbero collocare il ponte nel punto più logico, dove lo stretto è meno largo. Ma anche così, il ponte dovrebbe attraversare un tratto di mare di oltre 14 chilometri. Molto più di qualsiasi altro ponte. E c'è un altro problema. L'acqua qui è profonda fino a 800 metri. Questo significa che i piloni sottomarini che sorreggono il ponte dovrebbero essere alti il doppio dei più alti grattacieli della Terra. Il progetto presenta anche grossi problemi di sicurezza. Le superpetroliere che attraversano lo stretto sono difficili da manovrare e se una di esse dovesse urtare uno dei piloni potrebbe causare una catastrofe. Il ponte sullo stretto di Gibilterra è rimasto un sogno impossibile fino a quando un brillante costruttore di ponti non ha dato un'occhiata più da vicino ai fondali. Egli ha notato qualcosa che tutti gli altri non avevano visto. Una sorta di altopiano sottomarino situato a metà dello stretto. Questo significa che il pilone più alto del ponte, quello centrale, deve essere alto poco più di 400 metri, una misura accettabile. Il sogno di unire i continenti diventava così realizzabile. L'uomo che ha concepito quest'idea è uno dei maggiori costruttori di ponti al mondo. T.Y. Lin è arrivato negli Stati Uniti dalla Cina negli anni 20 portando con sé un sogno. Io penso a cose folli da un punto di vista umano. Quando sono venuto in America, ho potuto acquisire le conoscenze tecniche necessarie per progettare quello che volevo. Il progetto di Lin è ingegnoso. Il ponte dovrebbe avere 3 torri poggiate su piloni. La distanza tra la torre centrale e ciascuna delle altre 2 torri dovrebbe essere di poco inferiore ai 5 chilometri, con altri 3 chilometri per raggiungere le rive. Le dimensioni del progetto di T.Y. Lin per il ponte di Gibilterra fanno sembrare nani tutti gli altri ponti e strutture mai costruite. Le torri si librerebbero fino a 900 metri di altezza, il doppio dei più alti edifici del mondo. La costruzione del ponte dovrebbe richiedere 10 anni di lavori e comportare un costo di oltre 11 miliardi di euro, il più grande progetto di costruzione di tutti i tempi. Chuck Syme è l'ingegnere del progetto per il ponte di Gibilterra. Richiederà più cemento, più acciaio e più cavi di qualsiasi altro ponte sia mai stato costruito. Un'opera mastodontica. Se il ponte di Gibilterra venisse costruito sopra New York, partirebbe dal centro di Brooklyn, supererebbe Manhattan e finirebbe nel New Jersey. Erigere un ponte è molto più difficile di ogni altro tipo di costruzione, perché passa sull'acqua. La prima parte della costruzione sarebbe particolarmente difficile. La realizzazione dei 3 piloni, ciascuno delle dimensioni di un grattacielo. I piloni avrebbero una base di blocchi di cemento forato come questi. Sarebbero costruiti a terra e poi trasportati in mare.
Il posizionamento dei piloni avverrebbe con l'aiuto di satelliti di localizzazione. Le strutture sarebbero poi riempite d'acqua e adagiate lentamente sul fondo. Questo pilone per un ponte in Danimarca è stato posizionato con successo a soli 20 centimetri dal luogo stabilito. Il Golden Gate di San Francisco è un ponte sospeso tra due torri per mezzo di cavi d'acciaio che scaricano il peso del ponte sulle torri stesse. Il Golden Gate è lungo più di 1,5 chilometri. Si pensava che fosse impossibile da costruire ed è lungo un decimo del ponte di Gibilterra. I cavi sono l'elemento cruciale. Un altro esempio poteva venire dallo Storebælt Bridge in Danimarca, uno dei più grandi ponti sospesi al mondo. I lavori sono iniziati con i due cavi principali del ponte nel luglio 1996. Sono stati realizzati con uno speciale apparecchio chiamato spinning wheel. È una specie di tram che trasportava i rotoli di fili di acciaio attraverso il ponte. Questo tipo di lavoro è un pericoloso atto di equilibrismo. Si è dovuto costruire un passaggio temporaneo tra le due torri. Ma questo è alto solo 25 metri. Il pilone centrale del ponte di Gibilterra sarebbe 18 volte più alto. Come sarà possibile posizionarlo correttamente? La risposta viene dalle piattaforme di perforazione nel Mare del Nord. Sono posate sopra piloni che affondano per 330 metri, quasi quanto il pilone centrale di Gibilterra. I piloni per le piattaforme petrolifere, come quelli per i ponti, sono assemblati a terra e poi immersi. Ma manovrare un pilone di cemento delle dimensioni di un grattacielo in centinaia di metri d'acqua turbolenta è molto pericoloso. Nel 1979 il pilone di una piattaforma petrolifera crollò mentre veniva posizionato nel Mare del Nord. Causò una scossa di terremoto che registrò 3 gradi della scala Richter. Se un incidente del genere dovesse verificarsi nell'affollato stretto di Gibilterra, potrebbe essere una catastrofe. Una volta superato il problema dei piloni, gli ingegneri dovranno affrontare un'altra enorme sfida: costruire le tre torri, il sistema di cavi e la strada. Viste le notevoli dimensioni e peso del ponte, è una scelta cruciale trovare il giusto sistema di cavi. I progettisti hanno considerato diverse soluzioni classiche.